ATP della Val Gardena, siamo qui con Simone Bolelli che ha appena vinto il match con Matteo Viola, un gran bellissimo match. Sì, un match buono, oggi le condizioni non sono facili, la palla è molto veloce, le edizioni precedenti, io ho giocato le edizioni precedenti, ero sulla moquette, dall'anno scorso non ho messo il veloce e devo dire che non è una situazione molto facile, è molto importante servire e rispondere bene perché da dietro è difficile controllare la palla, quindi bisogna stare molto attenti anche ai primi due colpi nello scambio, ma oggi comunque è una buona partita, ho salvato un game importante al primo set, una palla break, mi ha permesso di chiudere il set e poi insomma ho mantenuto il vantaggio e niente, domani ho un'occasione per fare un'altra partita. Venendo su all'ultimo momento, si sente un po' il problema dell'altitudine o ormai? No, si sente perché comunque siamo a 1200, la palla viaggia, è difficile controllarla anche se tiriamo le corde tantissimo, è un tennis un po' strano, ma niente, siamo qui, dobbiamo cercare di adattarci al meglio. Oggi è servito spessissimo sopra i 220 oltre. Cioè... Beh sì, qua comunque c'è il fatto dell'altezza che ti aiuta, penso che un 10-15 km ti aiuta parecchio perché se arriva a 220 facile. È un po' falsato, però ecco, per quello dico è difficile proprio controllare la palla, va veramente forte. Avversario del secondo turno, sei già giocato? No, non lo conosco, il russo. Russi penso che sarà un classico russo, tirerà tutto, solo sassate, insomma dentro fuori, poi qui, ecco insomma il tennis qui è questo, bisogna il primo che prende il gioco in mano insomma è avvantaggiato. Grazie mille. Grazie.